l'ho detto in conferenza stampa, confermo quanto ho detto, dai dati che sono in mio possesso io confermo quello che insito nella sua domanda. Cioè, io sono del parere, suffragata ovviamente dal dato oggettivo, che in determinati comuni, ma in tutta la provincia, ci sia stato un voto che ha visto premiato il candidato della lista o i candidati della lista del presidente. Cioè, altro non c'è da aggiungere. Io l'ho detto in campagna elettorale: coloro che rivestono incarichi in Forza Italia, sono anche tesserati di Forza Italia e votano un'altra lista, sono dei traditori. L'ho detto in campagna elettorale e lo confermo, perché io sono abituato a parlare prima e non dopo, aspettando eventualmente qualche risultato negativo per ergersi a protagonisti. Sono traditori coloro i quali sono nel partito e non votano il partito. Questo dovrebbe essere qualcosa di confermato rispetto a... Io ho fatto una comunicazione agli organi regionali e nazionali, poi saranno altri a decidere. Per quanto mi riguarda, io credo di aver offerto dati inoppugnabili rispetto a questo che è un problema che ha riguardato Forza Italia. Mi accusano di essere un sovrano, di essere un dittatore. Io posso garantire che sono una persona che, un coordinatore che consulta tutti, però quando si rende conto che c'è chi gioca allo sfascio procede da solo. Ma non riguarda me cosa accadrà, noi siamo a valutare il risultato elettorale. Io mi aspetto una riflessione che sia più ampia dei livelli regionali e nazionali del nostro partito. Il processo a Sibilia ha visto tra gli accusatori anche esponenti e dirigenti del centrodestra esterni a Forza Italia. Ma il paradosso è proprio questo, cioè io non mi rendo più conto, qualcuno che viene a mettere naso e bocca nel nostro partito appartenendo ad altri partiti, evidentemente non so per quale motivo, o bene lo immagino, questo livore che dimostra nei miei confronti un livore che è giustificato dal fatto che probabilmente si perderà qualche poltrona. E però faceva riferimento anche a rese dei conti successive alle ultime comunali ad Ariano e ad Avellino. Ma guardi, allora, io credo di aver dato dei riferimenti inoppugnabili. Cioè, il risultato elettorale di Ariano Irpino sta a significare che c'è stata un'affermazione della lista del presidente. Rispetto a tutto questo, qua ci sono anche degli arianesi presenti stamattina qua in sala, e mi pare che sia stato pagato un debito rispetto al ballottaggio che c'è stato ad Ariano. Dovrebbe ripartire dal buon lavoro che è stato fatto sul territorio, dai quattro candidati che si sono spesi in modo encomiabile, dal risultato che hanno ottenuto questi quattro candidati rispetto alle grandi e gravi difficoltà che sono state create da personaggi all'interno del partito. Senatore, un'ultima battuta sulla sua mancata presenza al giorno di chiusura di campagna elettorale di Caldoro. Guardi, allora, io ero impegnato per una manifestazione del CONI a Napoli, però le devo dire, anche se fossi stato ad Avellino non avrei partecipato, io sono molto sincero, perché non si può chiudere una campagna elettorale nella provincia che secondo me è stata danneggiata moltissimo da questo presidente che è stato sconfitto, e si può organizzare una manifestazione alle 12, al mezzogiorno di un giorno feriale. Io credo che proprio il modo organizzativo e la tattica che ha messo in campo il presidente Caldoro, l'ho detto anche in conferenza stampa, sia stata una tattica sbagliata. E io che vengo dal mondo dello sport, quando l'allenatore sbaglia tattica, l'allenatore viene esonerato. I cittadini della provincia di Avellino hanno esonerato Caldoro. Io sono abituato a rispettare il voto. Così come ha vinto nel 2010, ha perso nel 2015. Quindi, rispettando il voto, il cittadino si è espresso e quindi tutti quanti abbiamo l'obbligo di avere questo rispetto per il cittadino che ha votato. Rispetto alla lista del presidente, questa è una lista che, come diceva lei, era composta da 3 su 4 consiglieri uscenti. Evidentemente questa sconfitta è stata anche una sconfitta di coloro che nulla o poco hanno fatto rispetto a quello che era un modo di aspettarsi qualcosa degli Irpini. È stato un risultato deludente, ascrivibile a quello che è stato appunto il comportamento di questi consiglieri regionali uscenti che sono stati inseriti per tre quarti nella lista del presidente. Mi ha ferito molto sul piano umano, perché qua non si fa una lotta per portare voti e consensi
al centrodestra, ma si cerca di togliere voti a Forza Italia per indebolire Sibilia e per cercare di mettere in cattiva luce Sibilia, eventualmente di estromettere Sibilia dalla guida del partito. Io sono stato eletto quando c'era il PDL da un congresso, sono ininterrottamente coordinatore quasi da quando è nato questo partito, ho la fiducia dei vertici regionali e nazionali del partito, ma soprattutto ho la fiducia di coloro i quali quotidianamente si impegnano per questo partito, e mi riferisco ai simpatizzanti, agli iscritti e a coloro i quali io cerco sempre di dare delle risposte, non ci metto mai qualcosa tra me e coloro i quali mi chiedono, io metto sempre la mia faccia e cerco di dare sempre i risultati, ci riesco qualche volta, altre volte non ci riesco, ma l'impegno mio è sempre massimo e costante e continuo. No, io ho detto solo che rispetto a quello che noi faremo e quello che farò io a partire dal mese di settembre, ci sarà una segreteria ad Ariano presso il club Forza Silvio con gli amici che insieme a me hanno portato avanti questa campagna elettorale e soprattutto con gli amici che hanno supportato il partito, non coloro i quali dovevano dare delle risposte, dovevano dare delle candidature, ma hanno fatto solo ostruzionismo affinché Forza Italia non presentasse il candidato ad Ariano. Io sono grato a questi amici, l'ho detto in conferenza stampa, e per quanto mi riguarda io non delegherò più nessuno su Ariano Irpino, sarò io in prima persona insieme agli amici nel club Forza Silvio per cercare di andare avanti e portare avanti Forza Italia. Ma io non ho replicato solo sulla legge elettorale, io ho detto che rispetto al problema che lui sollecita, io credo che debba guardarsi in casa sua, cioè uno che viene in un altro partito a dire dobbiamo ripartire però senza Sibilia, e cioè per uno che dice queste cose veramente lascio all'intelligenza di tutti, cioè è come se io venissi a casa sua e ordinassi il pranzo, secondo lei sarebbe una cosa fatta bene? Per quanto mi riguarda no, per quanto riguarda poi la legge elettorale noi ci troviamo al paradosso, colui che si è messo le penne del pavone quando è stata fatta questa legge elettorale nel 2010 dice che questa legge elettorale è dannosa nel 2015. Io aspetto quella del 2020 di elezione per vedere cosa dirà sulla prossima legge elettorale.